Di nuovo in diretta dalla cucina di Franchina, cucina del nostro BH Pub in via Basadella 60 a Campoformido, ormai un luogo in cui tante comitive, tanti sportivi, tanta gente che vuole visitare il nostro luogo, ma anche vedere da vicino lo sport, quello che gli piace di più, dal calcio alla pallacanestro, ovviamente noi siamo uomini di basket, viene qui al nostro BH Pub e vengono qui anche i miei ospiti di questa trasmissione che sta avendo sempre più successo e consensi. Perché? Perché so che prendono nota delle ricettine che le nostre amiche campionesse fino a questo momento arrivate qui da noi in questa cucina hanno voluto approntare. E allora in questo nuovo anno 2019, per questa nuova puntata, la terza di questo nuovo anno, non abbiamo un atleta campione italiano o europeo, forse sei stata. Sono stato un atleta molti anni fa. Un atleta molti anni fa, ma abbiamo una collega giornalista, Mayra Trevisan. Però ecco, unisce che cosa? A parte il mio prima professione, quella del giornalista, e poi anche forse un pizzico di chef, un pizzico di cucina. Perché un amore per la cucina. Un amore per la cucina. Assolutamente. Lei ha molto amore per il giornalismo, perché io quando l'ho conosciuta, facevo giornalista effettivo, allora lei, a parte che aveva questa altezza, ma cosa fai da queste parti così? Ma no, perché i giornalisti non me le vogliono le nostre amiche, la Treppo e tutte le altre. Non sono abbastanza piccoline perché si intrufolano nei meandri dei carabinieri, del penato. Fuori dalla stanza. Ecco, la Mayra era una extraterrestre del nostro ambiente. Solo per quanto riguarda l'altezza, no? Però, è sempre un vantaggio. Poi, siccome arriva con un fascino non da poco, grazie. Perché da un metro? Io sono 1,77 m. 77. Vabbè, poi porto i tacchi, quindi vado oltre il 1,80 m. Sì, 1,80 m. Insomma, ci incontravamo in diversi posti, lei ha cominciato un po' tardino, in un mestieraccio che è effettivamente molto bello, molto così appassionante come mestiere, però è difficile, posto. Perché devi trovare il posto giusto, devi trovare i colleghi giusti, devi trovare anche la testata giusta, cioè abbastanza un po'. Sì, molto, direi. Molto complicato. E guarda caso, il mio, che è quello legato alla televisione, è anche un consumo in quest'ultimo tempo. In quest'ultimo periodo, sì. Beh, io sono una giornalista, nasco come giornalista radiofonica e poi sono passata alla televisione. Radiofonica, ha fatto il mio percorso, penso a te, quasi che l'avessi fatta io. Beh, credo che la radio sia davvero una gran scuola, non vorrei dire manco, ma davvero la radio mi ha insegnato moltissimo. Ma no, poi ho cominciato proprio come giornalista radiofonica e poi ho continuato la mia passione in TV, però diciamo che una parte del mio cuore rimane sempre in radio. Ha un suo fascino particolare. È vero, perché è un collegamento con il pubblico molto molto diverso rispetto a quello della televisione. Ne parleremo tra un po' durante questa trasmissione, perché non è che abbiamo tantissimo tempo per preparare che cosa. Cosa ci ha portato, cosa vuol farci vedere, vuol farci apprezzare e cosa vuol dare a voi, amici ascoltatori, la nostra Mayra Trevisan. Un piatto veramente molto semplice, un piatto che io mangio davvero quando voglio rilassarmi a casa mia, stare tranquilla con la mia famiglia. Gli spaghetti al ragù sono semplici, però bisogna saperli fare bene, altrimenti possono davvero essere anche non tanto buoni, bisogna saperli fare. E quindi cosa facciamo? Facciamo anche gli spaghetti fatti a mano con la pasta o no? No, quello è troppo per me, perché a me piace cucinare, però proprio non sono una chef, quindi la pasta in casa è uno step che imparerò magari più avanti facciamo invece ragù. Facciamo il ragù, sì, ragù con le manine, con le tue mani. Esatto, con le nostre mani, con le mie mani. Allora io ringrazio Franco che fa una cosa per me, che sennò mi taglia la cipolla, perché noi cominciamo con il soffritto, mi taglia la cipolla perché sennò io avrei dei lacrimoni in questo momento. Quindi allora tu cominci con il soffritto. Esatto. Allora, per gli ingredienti sono? Allora, parliamo degli ingredienti, giustamente. Allora ci vuole della carne macinata, solitamente io prendo carne macinata di manzo. Però insomma, poi dipende anche dai gusti, qualcuno ha. Dipende anche dal macellaio. Dal macellaio. Perché il macellaio è l'anello di congiunzione con lo chef, ovviamente, perché carne buona vuol dire anche buoni ingredienti. Assolutamente sì. La materia prima è importantissima quando riguarda la cucina. Quindi
carne di manzo. Carne di manzo, oppure se volete anche carne mista con la salsiccia, se c'è qualcuno che ama, arriva da qui magari un filo più saporito. E poi ci sono degli ingredienti importanti per il soffritto, perché io amo un ragù che ha un po' di aromi, e quindi ci vuole, potete vedere appunto, la cipolla, la carota, no? La carota, il sedano, quindi il classico soffritto che è la prima cosa che si fa, il soffritto, che vediamo come Franco taglia la cipolla a pezzettini piccoli, poi dipende anche dalla quantità di ovi che si vuole fare. Dimmi tu, tutta questa per mi pare abbastanza grossa, mi sembra però un po' tantina, io farei metà secondo me, e la tagliamo a pezzettini, dopodiché io intanto vai con il tuo io ti aiuto, perché col tuo seno. No, aspetta, però che c'è un completo nero che ti dà ancora più visibilità, però ci mettiamo questo, sono d'accordo con te, così perché se no poi magari poi dopo ti mi sono sporcata per diventare televisione. No. Ecco, cosa fai tu? Abbiamo sistemato in pochi secondi l'attrezzatura dello chef. Ecco qua. Ma tu la passione per la cucina ce l'hai da? Ma io ho sempre tutta, diciamo che comunque sia, è una cosa che mi rilassa, stare in cucina. Non sempre, perché sai, non sempre abbiamo tempo, noi donne abbiamo tanti impegni, soprattutto se lavoriamo, però se ho un po' di tempo proprio mi metto a cucinare, a fare tutto in casa, quindi, anche la pasta che devo ancora imparare. Quindi quali gli altri piatti che... Ma mi viene molto bene ad esempio l'insalata russa col tondo, che mi fanno sempre complimenti quando lo l'insalata russa col tondo? Sì, la faccio, la classica insalata russa, però io aggiungo anche il tondo ed è veramente molto più buona secondo me. E poi mi fanno i complimenti per le polpette, per gli arrosti, in particolare io faccio l'arrosto al latte. Ah! Perché viene morbido, buono, dolce, con quella salsina sopra, che è davvero speciale. Sì, mi apre la fesa, la vista. Sì, assolutamente, ma dipende. Poi mi faccio sempre consigliare dal mio macellaio. Io vado in un posto specifico? Sì, dove ho sicuramente le persone di fiducia, che sanno che consigliano bene, mi danno la materia prima, come dicevi tu, Franco, quella giusta, quella buona, perché senza materia prima di qualità si può essere bravi contro noi, ma non viene bene. E quindi poi diciamo che faccio anche il soffritto, come qua, però poi se mi costate il cuocere con tanto latte, che poi si asciuga e diventa l'arrosto morbidissimo. Magari te lo faccio un'altra volta. Infatti stai parlando appunto di una cosa che non c'entra con oggi, no? Non c'entra con oggi, ragazzi. Però perché anche noi ovviamente nel nostro menù abbiamo la pasta al ragù. Soltanto che il nostro ragù, il ragù di H, non è un ragù di carne, è un ragù che ha detto della chiamato della Irma. Perché la Irma è una signora, una cuoca che ogni tanto viene qui a trovarci. Ed è il nostro ragù fatto però con la carne di maiale, perché sai, in pub andiamo sul maiale, è un ragù di maiale, caspita. Assolutamente sì, non sono provato, assolutamente, devo vedere come fai il ragù, come fate il ragù qui. Allora io adesso preparo velocemente un po' il soffritto qui, taglio il sedano a pezzettini, come vedete sì, naturalmente sono anche piccoli di questi, devo ancora capire i vostri contatti, sono eccezionali, mi taglio benissimo. E tu vorresti più piccoli? No, vanno bene, guarda, va tutto benissimo, le attrezzature super all'avanguardia. Ecco qua, quindi intanto il nostro Franco accende il fuoco, naturalmente ci vuole anche dell'olio buono, di oliva, io uso sempre l'olio d'oliva. Anche no, sì, solo olio d'oliva. Sì, sicuramente, quindi diciamo un po'. Per friggere no, anche se noi cerchiamo di usare dell'olio per friggere che non... Un dia sapore, il nostro fritto infatti è speciale, è da provare anche quello. Allora bisogna consigliare le cose giuste, se venite qui allora ragù di maiale e fritti, vabbè. Oltre alla Wienerschnitz, perché abbiamo anche la Wiener, abbiamo le BH Burger, abbiamo tutta una griglia sulla piastra, sulla carne. Ecco qua, guarda, io ho tagliato pezzettini. E intanto ci ho messo l'acqua a bollire, perché se dobbiamo fare gli spaghetti, con ragù dobbiamo anche... dobbiamo avere l'acqua per bollire. Dobbiamo avere gli spaghetti.
spaghetti di vetro. Spaghetti di vetro, non vado bene. Allora, olio, mettiamo, ah sì, prima mettiamo l'olio, beh insomma, poi metto tutto alla fine. Ah sì? Sì, allora, nel senso che metto tutti gli ingredienti e poi quando sono pronti li metto sul fuoco, nel senso come soffritto intendo. Ma quindi non fai prima scaldare l'olio? No, no, metto tutto così. Cioè, tutto a temperatura ambiente praticamente? Sì, sì. Perché c'era qualcuno che... Vabbè, cioè, io non sono una cuoca, può darsi che sbagli qualche cosa, però io ti faccio vedere come lo faccio a casa mia. Poi facciamo vedere questo. Cercheremo di capire i risultati. E questo è quello che dobbiamo fare. Bene, allora, mettiamo il sedano, la carotina ti manca. Allora, manca la carotina, esatto. Intanto mettiamo dentro anche la cipolla che tu hai gentilmente... Manca una, basta una carotina. Basta una, sì, sotto. Mettiamo dentro la cipolla che tu hai gentilmente tagliato. Ti faccio anche la carota. Magari, no? Anche tu come me infatti la spelli un po' prima. Ma io sì. E anche io sempre, perché insomma togliamo le parti più dure che sono sopra. Fatto. Che manualità, Franco, tutto me. Qui poi e come sempre, come prima, dobbiamo tagliare piccoli pezzi, sì, assolutamente. Poi dopo sotto la lasciamo un po' secondo me andare un pochino, perché sì. Si scrivisce un attimo la cipolla e poi vediamo di mettere di aggiungere la carne. E poi non lo riprendi tu il soffritto. Dunque, se è fatto così, insegnami anche qualcosa, sono, magari, sai, ci sono due cose, giustamente. Allora, se il soffritto è fatto appunto con pezzettini tagliati a mano, sì, che non tutti poi riescono a tagliarli sottili, in modo che poi andando a essere scaldati all'olio, questi diventino praticamente quasi insensibili dopo, certo, e i morbi di buoni. Quindi soprattutto la carota che non è portato un po' più duro, sì, rispetto agli altri, no? E quindi potrebbe rimanere più duro. Poi io dopo un po' che abbiamo fatto il soffritto, io lo prendo e li faccio come un'emulsione. Prendo, lo metto in un contenitore con il mixer, con il mini pimer, lo frullo tutto e lo ritorno a mettere. Ma questa è una cosa che io invece non faccio, li lascio i pezzettini dentro, anche perché quando, qui non abbiamo molto tempo, ma di solito a casa quando io faccio il lavoro lascio andare anche per un bel po' di tempo, su questo, questo bisogna farlo andare molto. Sì, cioè, si spappola anche la carota, poi alla fine rimane morbidissima. Però proverò, sai, è una cosa che mi ha incuriosito, sì, francamente. A vedere un po' di come viene fuori, in modo che non hai poi delle cose che tu identifichi, magari non a tutti piacciono, esatto, no? Esatto. Bisogna anche capire quali sono i gusti delle persone. Poi tu usi anche del pomodoro, perché tu fai il ragù, non il ragù bianco, no? No, ma io preferisco quello proprio con il pomodoro, lo amo in particolare, il ragù rosso classico, quello che si usa per fare anche le lasagne, no? Finito tu. Sai che esiste anche la ciocchina, certo, è buono anche quello, sicuramente. Forse ci vogliono delle carni specifiche per quello, cosa dire, ma magari perché le carni devono dare tipo di sapore, no? Allora l'abbiamo messo sul fuoco, caro, diamo una giratina e sì, lui ti parlo tu, ma non faccio io. Faccio per tutto a te. Sì, appunto, ma è stato male allora che io ho fatto, esatto, la trasmissione, perché sei tu quello che devi far vedere alla gente qui che ci ascolta quali sono le tue capacità. Ma le tue capacità di altri culinari mi hanno detto che sono queste. E quelle invece legate all'attività. Allora, tu fai sport, cioè nel senso che ti sei buttata anche in questo discorso legato allo sport. Da ragazzina ho giocato pallavolo anche a livelli agonistici, perché giocavo in Serie C a soli 15 anni. Ma è una promessa, Era una piccola promessa, però diciamo che ero anche molto gracilina, fragilina in quegli anni. Forse mi sono stata inserita troppo presto in una serie che già era. Serie C, però. Sì, quindi diciamo che mia carriera si è conclusa lì a livello sportivo, però comunque è rimasta la passione, cioè, per la pallavolo e per lo sport in genere. Lo sport regala tanto, infatti credo che io non ho figli, ma se un giorno ne avrò, credo che farò fare dei figli dello sport, perché sono tanti valori che insegna lo sport, quindi non soltanto per una crescita fisica giusta, fisicamente, per la capacità anche di stare insieme, per tutto quello che lo sport può regalare a livello di principi e di valori. Non brucia niente, giuro. Però se era acceso al minimo, che ne sono funzionati, se vuoi.
un po' più ricco? Come... No, secondo me andava abbastanza come bene. Fuoco, sì. Questo va avanti per questo studio. Quindi sport, quindi... quale? Anche il calcio? Beh, il calcio diciamo che è stato sempre la grande passione del mio papà, che oggi non c'è più, ed è stato un grande appassionato di calcio, del Milanese naturalmente, ma soprattutto della Juventus, spero che nessuno si arrabbi. No, soprattutto perché... lei che invece è come dice, dice ok della Juve, abbiamo una lavoratrice, sì, che è Juventina, un'altra coppa per te. Mario lontano, io non seguo moltissimo, seguivo l'Udinese perché avevo una trasmissione televisiva che facevo con Lorenzo Petrizioli l'anno scorso, che si chiamava Udinese in pillole, per cui seguivo comunque l'Udinese, ma non sono, devo dire la verità, una grande sportiva, seguo per il mio lavoro. Ecco. E invece mia sorella ha preso, come io, una sorella di 10 anni più grande di me, ha preso la passione di mio padre per una Juventus sfegatata. Però non gioca, non... No, lei non è una, mentre mia nipote sì, perché io ho tre nipoti, di cui una è una pallavolista da 11 anni, è già una pallavolista molto promettente. Gioca? Gioca, quasi arrivato. Beh, guarda, qui vicino, vicino. Sì, è piccolina ancora, però già mostra di avere le doti della zia. Vedi che hai dato qualche cosa, mensuata. Sì, 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 mi piace molto quello che fa. Però anche perché la pallavolo effettivamente è uno sport e si addice grandemente, secondo il mio punto di vista, alle donne. A livello fisico, a livello estetico, a livello televisivo, poi dopo tutto va bene, quello che va bene, però insomma... Certo, no, ma è più femminile. No? Ecco, cosa dici? Una pallavolo femminile è quello, poi dopo sulla palla dei maschi va bene, come la pallacanestro, insomma. Certo. Dove la pallacanestro femminile, tanti dicono, è un altro sport, e adesso Tiger De Biasi mi dirà, è il tuo, no, perché la pallacanestro maschile è tutt'altra cosa di quella femminile, a livello di... potenza fisica, capacità. Ma del calcio, no? Si vede questa differenza, no? È abbastanza. Anche se adesso visibile. Tutte le altre. Anche in cucina si vede. Ah sì! Se è meglio chi? È poco, sono tutti maschi, però. Beh, chef. Grandi chef, però. Sarà della Krieger del nostro. Che è il nostro pollo, no? Che è uno dei nostri. Qualche donna che è riuscita anche a grandi livelli, ce l'abbiamo. Allora io guarda, questo si sta impondendo, vedi, lascerai ancora un attimino, ma nel frattempo, nel frattempo io andrei a prendere la carne e comincerei un pochino, siccome non ho pure pezzettoni, lo spezzetterai un pochino, lo taglierei a pezzettini, dico almeno che si faccia a casa. Ecco, lo spezzettiamo un pochino e lo prepariamo per metterlo dentro il soffitto, dopo lo faremo solare perché è un benino, magari. Siamo pronti, siamo quello. Certo. Perché il vino adesso, perché è una cosa importante, in cucina si usa molto il vino. È vero, ma toglie anche un po', secondo me, una roba particolare alla carne, toglie anche toglie anche qualche profumo della carne che non ti piace, secondo me, e a mio avviso è buono. Io lo metto sempre. No, no, ma c'è. A me piace in abbondanza. Poi a un certo punto, quando la carne starà andando, sì, chiederò una cosa. Sì. Quello che devo. Sì, va bene. Allora, io vado a vedere com'è il cesso. Sì. Fai come fosse il tuo. Guarda, io lo metterei dentro. Ti dici di aspettare un po', no? Dai che sei l'esperto, dimmi. Ma io gli darei un po' di... Lasciamo un po' di colore, sì. Ok, allora lasciamo ancora un attimo. Mettiamo un po' il fuoco. Vedi un attimo se non si... Avevo il terrore che si brucia. Questo è questo che non mi leva. È lì che ti metto... Cosa non mi spavento, questo, ma qua. È questo che ti metto la prova. No, certo, anche perché chiacchieravo con te, poi mi dimentico. Quindi vedi che c'è sopra questo. Che c'è sopra. Anche perché i fuochi di casa non sono questi della cucina professionista. Esatto, bisogna essere preparati anche qua, un po' abituati. Anche, però avete la classica, non avete qualche induzione per un costo, perché quello la classica, ci sono anche le correnti di pensiero, scoperto le nipoti, le chef, non hanno qualche induzione, esatto, pure non amano, quindi io francamente non, cioè lo usate, però preferisco davvero il fuoco, il classico, mi trovo bene così. Allora, vai, possiamo anche andare. Andiamo dentro, pian pianino, questo... Vado io o vai tu?
Vai tu, dai. Vado io? Sì. Vado tutta, no? Sì, sì, tutta, tutto, che tanto aspettiamo. Questo è fatto, bravissimo. Adesso lo vedi. Adesso io lo sistemo bene con una padella, lo spezzetto tutto posto. Sì. Quindi gli diamo una bella giratina. Allora, sai che ho detto prima che facciamo l'olio con un po' di acqua? Esatto, l'allungiamo con un po' di acqua leggermente. Puoi prendere quella lì che è calda, già con il... Sì, abbiamo un po' di pesto, lo prendo. Io porto gli schiattacchi, un pochino. Sì, così. Poi anche, metti anche un po' di drogo. Intanto mi porto quello, sì, sì, sì. Mi porto tutti i miei denti. Non so se sono più grazie. Però poi alla fine quando le ragù quando mi dicono che è buono, infatti noi siamo qui proprio perché sai tra poco mettiamo anche registrato tra poco ecco la pasta, sta 7 minuti la pasta, il classico spaghetto ragù con gli amici, no? Cioè, diciamo che, che con gli amici verso sera tardi sarebbe ah beh certo, classico, beh ma mi sembrava troppo semplice fare l'aglio in 3 minuti fatto tutto. Tu dici semplice, però io non mi sento l'aglio allora, le cose più semplici poi diventano le più semplici. Scusa che io ho piatto un buon olio aglio le cose. No, perché si può bruciare facilmente l'olio, si può bruciare l'aglio, poi in base a la quantità con gli spaghetti devi anche usare quello che l'olio, poi se lo metti dopo perché ce n'è troppo poco, non è lo stesso olio che ha preso sia il cucino che l'aglio. E poi si può, sta al nostro pranzo. E poi si può usare, adesso c'è una nuova visione degli chef che l'aglio un tempo si utilizzava, appunto, utilizzava lo spicchio d'aglio schiacciato, no? Sente dentro sì, quando è abbronzato, quindi è quello così abbronzato, o si toglieva, non c'era quella. Adesso? Ma io lo lascio sempre. Così com'è? Io lo lascio, sì. Così com'è? Sì. Tanto poi Dio, uno lo vede, no? Se però è visibile. Va una persona sola. Sì, sono fortunato o sfortunato. E invece, adesso si prende il picchiaio. Ah beh, quelli sono più piccolini, si tagliano più piccolini. Si tagliano a fettine piccoline. Sì, sì. Si mettono all'inizio nell'olio con il peperoncino. Mm-hmm. Dopodiché ci metti l'acqua. Lo sfumo. Quindi, e lo vai avanti e lo tieni lì. Quindi certo. I pezzettini, forse i nostri della carota, sono parte integrante dell'aglio e peperoncino, quindi ogni commensale si troverà queste sottili fettine di aglio che con l'acqua non prendono la bronzatura, ma danno solamente il gusto. Quante cose che si fanno. Bello, quindi bello, una cosa in più. Quindi lo fai cuocere con l'acqua. E dice anche che. Io ti chiedo se ti puoi passare un po' di insaporitore, perché è la mia abitudine insaporire sempre un po' la carne con qualche spezia, diciamo che non posso dire la marca. No, sono delle spezie. Spezie un po' miste, che sono proprio preparate, si trovano in commercio. Quindi un po' misto, un po' di rosmarino, sì, un po' di sale, dentro, un po' di tutto, sono specifiche per la carne, sì, esatto. Tutte queste cose messe insieme si trovano già pronte, si sta un attimo. E secondo me viene buono, perché. Poi bisogna ricordarsi di mettere il sale e un pochino quando io metterei già adesso questo fino. Ah bravo, ecco qua. Grazie. Quindi io vado e scrivo. Allora, l'arte della salatura, anche questa non è propriamente semplicissima perché sia sempre un po' io basta. E bisogna sempre assaggiare. È vero, hai ragione. Perché ho la nuova tendenza come mia mamma, mi lascio un po' poco salato per paura di sale di nonno. Ci sono quelli che dicono che comunque, piuttosto di mettere tanto sale che dopo non lo si può togliere, meglio metterne di meno che non se si può sempre si può sempre. Di sale. E quindi guarda, noi abbiamo fatto rosolare per bene, io metterei un po' adesso di vino bianco, visto che abbiamo fatto rosolare.
po' la carne, oddio, è rosso. È rosso? Sì, beh, ma non importa, va bene anche il vino rosso, sai? Sì, assolutamente. Non c'è problema, si può mettere anche il vino rosso, sai? Viene un sapore leggermente diverso, ma non è sempre buono. Perché un vino rosso che secondo me viene buono lo stesso. La differenza è veramente minima. Quindi anche forse lo colorerà un po'. Sì. Non vorrei fare. Io continuo naturalmente a preparare. Sì, io bisogna sempre stare molto attenti con la carne, che non si attacchi. Io uso un po' di acqua, ma si può usare anche. Hai provato? Va bene, no, sempre rosso è la carne. Ok, allora io aggiungo. Non volevo che fosse leggermente amabile. Capisci? Ah, sì, che fosse dolce. Sì. Ecco, così. E facciamo asciugare questo vino. Secondo me come ti stai al momento? Tu vuoi un prodotto un vino? Il lamento. Ci siamo. Mi sembra che la carne sia buona, sai? Cioè nel senso che la qualità della carne a vista questo la vista è ottimo. E i nostri fornitori sono bravi. Certo, non ho dubbi su questo, che da quanto ho capito siete specializzati soprattutto sulla carne. Sì, per cui fate attenzione. Carne e pasta. Perché le paste, noi abbiamo nel nostro menù tre paste. Cioè, sì. La prima una la pasta del tiratore, che è una sorta di amatriciana. Mm-hmm. Io faccio. Poi c'è la pasta dello chef, che è quella che mi invento di sera. Quindi se mi invento, non la faccio, cioè deve essere una volta con la picchiotto, una volta con la carbonara, mi faccio una volta con panna e prosciutto cotto in crosta, insomma, poi la terza è la pasta gnocchi con ragù che noi facciamo e la pasta dello chef, te l'ho detto, invece quella dello chef è quella che dico adesso, la pasta del giorno è quella che invece mi metto, la dello chef invece non è nulla di eclatante, ma è piacevole, c'è del pesto, c'è del tonno e ci sono i pomodori secchi per molte pizze. Particolare, di quelle paste che proprio si mangiano magari ogni tanto, in occasioni, esatto. Fanno figura. Sì. Bella, bravo, non sto facendo. Allora, guarda, tra un po' è il momento di mettere, quando sarà asciugato un po'. Chiedo scusa perché sono un po' malata. Siamo tutti e due un po' malati. Sai cos'è questo? No. Questo è uno strumentino che si chiama l'assaggino. Ah, per assaggiare? Sì. C'è un piccolo cucchiaino e poi serve anche per gli spaghetti, perché invece di prendere con la bocchetta, vieni con questo, vieni su. Vieni su facilmente. Ah, un onore. Così mi dici anche se è giusto di stare. Lei diventa ancora un po'. Facciamolo ancora un po' lo soffrire. Sì. I tempi della si sa che sono lunghi. Bisogna avere pazienza, lo dicono i napoletani che sono esperti. Bisogna avere pazienza. I grandi esperti della RU, insomma, dai. La nostra Mayra Trevisan nacque nel 1976. Ebbene sì, sapete la mia età. Sì, quindi vuol dire che sono 42. 43 tra poco. Tanto poco, aspetta un attimo, qualche mese ancora. Però, allora, è un countdown, lo so. Siamo nel 2019, è l'anno del 43esimo, che devo fare? Nacque, però, nel aprile del 1976. Verso la fine. Ho capito dove vuoi arrivare. E quindi, per tanti di noi friulani, il 1986 è una data che rimane nel cuore, rimane nella mente, rimane negli anni. Assolutamente. Perché il 6 maggio scompassò completamente il nostro Friuli, Maiano, Benzone. Vivemmo con questa tragedia in mano e poi lo vedremo anche con il racconto della sua città, però ci furono tantissimi morti. Come ben sappiamo purtroppo. Mayra Trevisan ha 43 anni. 42 anni.
no. però il 6 maggio, il 6 maggio di quell'anno, quindi aveva 15 giorni. Sì. E ovviamente 15 giorni non poteva fare ragù, non poteva fare niente queste cose qua, no? Un cucciolo appena nato. O lunghetta poi. Sì, no, ero più grande della culla. Sì, dotata di 4,2 kg, quindi. Ah però. Già grande all'epoca. Sì, già grande. Però il 6 maggio era un 21 di sera, di una sera tra tu e Miami. Sì. E che cosa accade? Il condominio dove io abitavo con la mia famiglia, che è un condominio di 6 piani, tra l'altro di recente costruzione, crollò completamente con tutti noi dentro. E io sono ancora qui però, grazie al cielo siamo. Sono ancora qui e la mia famiglia è l'unica famiglia interamente illesa di tutto il condominio, perché ci furono purtroppo tantissimi morti. E noi per fortuna siamo rimasti tutti vivi. Anche io, in modo incredibile. Perché tu con la tua culletta sei stata un paio di giorni sotto le macerie? No, e mi hanno tirato fuori subito, in realtà. I miei genitori hanno scoperto che ero ancora viva dopo qualche giorno. E non sapevano, in realtà, ho conosciuto tra l'altro una ventina di anni fa la persona che mi ha salvato la vita quella sera, ed è stata una grande emozione, perché arrivò per cercare un suo amico che aveva la fidanzata che abitava proprio nel mio condominio, purtroppo sono morti tutti e due dentro, sotto le macerie, e lui sentì il mio vagito e diresse soccorsi e mi trovarono, fu lui proprio a prendermi in braccio e a portarmi poi sulla strada, poi mi portarono all'ospedale, perché passò un suo Eri sotto? Allora ero sotto, c'era un masso, hanno trovato un po' modo di, sono riusciti a spostarlo, e sotto c'era la mia culla, io dormivo a pancia in giù, per fortuna, avevo piena di sassolini, ma per fortuna dormendo a pancia in giù, perché mamma mia, non mi faceva dormire così, non ero soffocata dai sassolini. E niente, io completamente in mezzo, lui, questo ragazzo, all'epoca aveva 19 anni, mi prese in braccio, mi portò verso la strada dove casualmente passava un suo amico proprio in quel momento, che mi prese in braccio e mi portò all'ospedale di Cuneo. Però possiamo capire la confusione di quelle notti, nessuno sapeva all'ultimo da dove provenissi. Sì, perché c'era un genitore, una piccolina, esatto. Così. E quindi per 3 giorni ero una bambina sconosciuta, non si sapeva in realtà da dove venisti, i miei genitori pensavano sinceramente che io fossi morta, non credevano, mi cercavano il mio corpicino. Però giravano queste voci che era stata trovata questa bambina, non si sapeva da dove veniste, e mio padre, spinto da qualcosa che aveva dentro, ha detto adesso vado a vedere la mia figlia, sapeva che ero io. E c'era la Maya, quindi tu dici, insomma, una storia che dici che sei anche miracolata. Sì, mi chiamano ancora le vecchiette del paese, la miracolata, sì. Non mi sento più. Tu ogni anno cosa fai ancora? Io, il 6 maggio per me è il mio secondo compleanno, perché io posso dire in assoluto che sono viva per miracolo, perché sono nata due volte. Il 6 maggio mi sento sempre con la persona che mi ha salvato la vita, che mi chiama sempre, quel giorno, nello specifico, però non faccio nulla di particolare, anche perché è una giornata anche di rispetto per chi non ce l'ha fatta. Io sono stata fortunata, ma ci sono tante persone che purtroppo non lo sono state, e proprio per questa motivazione è sempre una giornata per me tranquilla, serena. E però che ce l'hai nel cuore? Nel cuore assolutamente sì, perché ripeto, è il mio secondo compleanno. Due volte, sono nata due volte veramente. Guarda Franco, che qua secondo me è ora di aggiungere il pomodoro. Sì? Bene. Per me è andata abbastanza. Prova qua. Io vado col mio assaggiore. Sì. Fantastico, sì. Vediamo quanti stanno ancora. Io ho sempre paura col sale, ma quindi vado. Bene. Adesso ti dico un'altra cosa. Sì, tu non metti mai, tu so che prima hai detto io faccio anche del maiale al latte. Sì. Non metti mai il latte nel ragù? Non mi è mai successo, no. Secondo te viene buono, addolcisce, forse anche per il pomodoro, magari di sì, che è anche acido. Che ha quell'acidino, magari. Che facciamo? Proviamo oggi. È tuo! Io ti sto solo dando ogni tanto qualche Dita. Poi è tuo però.
No, allora facciamolo dicevo. Come lo faccio. E come fai tu? Facciamolo come lo faccio io, fa. Poi mi dirà però, che però cosa prova, ne pensi. Però prova. Vabbè. Prova a mettere. Assolutamente sì. Ecco che adesso buttiamo. Vado. E ora. Adesso andiamo a pulire la bottiglia. Eccoci qua. Sì. Ne abbiamo ancora una? Sì. C'è bisogno di un po' di pomodoro. Ti piace molto più rosso? Ti piace il medio rosso? No. Guarda, guarda un po', occhio, vedo come mi segue. Io, ecco, ci metterei ancora uno. Per me è tutto. Quindi due? Due e mezzo. Di quindi siamo no? Un chilo e quattro, no? Beh, c'era anche un 600 grammi di carne, per cui a mio avviso ci andava un po' di pomodoro. Ecco, per cui adesso è il momento di lasciarlo andare. Adesso mi va via da solo. Si lascia secondo me a fuoco lento, almeno io a casa mia lo faccio a fuoco lento. E così poi ad occhio si vede, poi dopo io diciamo con un'ora e mezza almeno due. Però noi dobbiamo tirarlo via prima per provarlo. Sì, per... I tempi televisivi sono quelli. Cioè, potremmo anche fare finta, però poi no, lo stacchiamo. Sì, certo, cioè, però insomma dai, credo che comunque sarà buono lo stesso. Certo è che se noi lo facciamo cucinare di più per più tempo, allora, la carne è più buona. Sì. Tu hai messo questi insaporitori. Insaporitori, carne, eccetera. Esattamente, sì. Dopo pepe. Ah, io ci metto anche un po' di dado, mezzo dado, io dopo. Ci metto sempre, anche adesso se vuoi. Sì, perché poi dopo lui mi dà un po' di sapore, secondo me. Ecco. Quindi si vede anche questo, il dado vegetale? No, di carne. Allora non è vegetale. Tu vuoi un po' di carne? Ce l'hai, è quello il dado classico, ce l'abbiamo. Preferisco quello di carne perché dà più sapore, sinceramente. Poi dopo è sempre una questione di gusti. Però facendo già un dado di carne per me. Senti, allora tu da giornalista adesso, perché non sei sportiva, ok, abbiamo detto, però anche giornalista di me. Ah, tutologa. Tutologa, no? Facciamo tutti delle piccole realtà. Delle piccole realtà, esatto. Che ne pensi di questa situazione che adesso noi, chef, purtroppo dobbiamo... Vado? Vai, butta. Dobbiamo convivere con i vegani, i vegetariani, i glutinati, i... Allora, cosa ne penso? Io penso che quando uno sceglie di aprire tutto un ristorante deve seguire un po' una linea, no? E poi ci sono le persone che decidono magari di fare dei piccoli menu a parte per andare incontro alle esigenze di chi non mangia carne, per chi è allergico, oppure chi ha delle problematiche allergiche o di intolleranze come il glutine, quindi credo che anche tu immagino abbia qualche cosina anche per le persone che per esempio non possono mangiare il glutine. Per quanto riguarda invece l'aspetto della carne, se uno viene in un pub come questo, lo sa che deve mangiare la bistecca. Non può pretendere di, no? Hai magari qualcosina, l'insalata, avrai la pasta. Noi abbiamo l'insalata, abbiamo lì, pure la griglia. Vedi, c'è sempre. C'è sempre, sì. Però uno segue una linea, intendo dire che ognuno di noi sceglie di fare un ristorante in un certo tipo e sappiamo che lì troviamo un certo tipo di prodotto. Ecco, sai qual è la parte più difficile in una cucina? L'inquinamento, no? Che tu puoi dare nel momento in cui fai diverse pietanze. Certo. Perché se tu hai una comanda unica, hai però due clienti assieme agli altri quattro che hanno il problema di glutine, cominci a... Sì, devi dividere proprio, secondo me, anche i banchi di lavoro. Anche ti viene in mente, parlando di sport, lo sportivo Aldo Montano, lo schermidore, no? Sì. È che lui ha una gravissima allergia ai formaggi, che ha rischiato diverse volte di, purtroppo, di morire, proprio per inquinamento, perché può succedere che siccome lui veramente ha un'allergia molto grave, gli basta veramente un grammo proprio di caseina, mi pare che lui sia allergico alla caseina. Sì, per fare un esempio, ci sono dei casi, quindi la grande responsabilità anche dei ristoranti. Beh, certo, quando... sì, non puoi spiegarlo, al limite lo dici, devi dirlo ai tuoi clienti, guarda, non riusciamo a fare questa cosa. Meglio essere previdenti in questo, perché si possono creare dei danni a queste volte. Poi sui vegani io mangio la carne, signore. No. Carne
carne, pesce, non tofu, rispetto, non tofu. No, io rispetto tutti, però io, scusatemi, ma sono rimango carnivora. Carnivora. E dieta? Da fare? Ah, adesso dopo le feste devo perdere sicuramente 4 kg. Allora, so come farò, non lo so, perché sono una buona fottina. Non so come farò, farò un po' di sport. Dolci? Io sono più per il salato, mi piacciono davvero le pasta asciutte, le pizze, ah, e poi gli hamburger. Allora qui trovi, quindi il tutto per te. Il mio posto è... Tutto per, però adesso ci vinto, quindi sei stato Natale, tu vai in con il panettone. Pandoro, io sono della fazione Pandoro, però qualche panettone l'ho assaggiato, perché adesso fanno anche dei panettoni molto particolari, con cioccolato, senza canditi, per cui anche il panettone me lo sono fatto fuori. Ci sono diverse correnti di pensiero, chi apre Pandoro, chi apre panettone, insomma alla fin fine li ho mangiati tutti e due. Allora mi dicono che stiamo ci dice che stiamo andando ancora 10 minuti prima di chiudere. Bisogna mettere le cose. Cioè, non lo so, adesso bisogna capire se ci conviene mettere gli spaghetti, così facciamo la pasta, facciamo la pasta di spaghetti. Allora tu intanto devi salare. Guarda. Bisogna salare l'acqua, io lo faccio col sale grosso, sì. Con cosa lo sale grosso, va bene? Ok. Sale grosso. Allora io vado, Sale l'acqua, poi mettiamo la temperatura. Buonasera, che sia felice. Non sa, ho paura. No, non male. Andiamo. Spaghetto. Domande sul risotto. Il risotto qual è il tuo rapporto con il... Amo più la pasta, per molto veramente mangio volentieri anche il risotto, lo cucino anche volentieri. La mia spalla c'è il mio progetto. Va benissimo. Ma questi saranno circa 150 grammi, 100 grammi, forse mi chiedo 150 grammi. Via, andiamo. Vado? Vai, che onore. E vai con lo spaghetto. Allora lì c'hai anche la... Per girare. Il fruttone. Allora io prendo questo, scusate, una gelatina. Sì. Così. Non si attacca la pasta. E allora come io volevo dire? Metto il timer, quanti minuti sono? Devo guardare, mi pare che siano 7 minuti, giusto? Gli spaghetti. Devo guardare sempre la marca, perché ogni marca ha in realtà. Io non guardo mai, li provo. Tu li provi? Ma allora tu il tuo vino. Io li provo, perché... Perché per me è meglio provare e così il tuo... Vuoi scuocerli che diventano cattivi? No, non potrei. Però se lo chef mi piace, scotti... No, scotti in mano. Però, metti che ci sia uno chef che vuole passare gli spaghetti più avanti, no? Sì. Ci presenterà ai suoi clienti. Ma nemmeno me, quindi la cottura deve essere... Sono integralista in questo, no? La cottura, sì, però, deve essere giusta. Non puoi basarti su quello che è scritto sulla copertina. E tu, secondo me, è perfetto. Però li assaggio anche io. Li assaggio anche io. Mi fido di non c'è tutto, abbassiamo un po'. Allora. Perché se no qui scoppiamo di voce di ragù. Questo andrebbe ancora, andrebbe ancora un bel po', ma noi ci accontentiamo, perché tanto comunque la carne si è cotta. Qui, no? Beh, abbiamo detto, carne, l'ho fritto. Cosa semplice, dai, per tutti. Cosa semplice per tutti. Sì. E per l'estate la fa quando uno sta, arriva a casa, magari c'è il ragù già pronto, il giorno prima, il giorno prima. Anche perché rimane, poi un po' viene congelato. Esatto, possiamo. Quindi abbiamo un abbattitore. Che è un battitore, che è soprattutto per il pesce, vero? Che è usato per la carne, se si fa la tartare. Esatto, la tartare. E poi anche con tutto il resto, insomma, tu puoi preparare anche lo stesso, che è effettivamente molto, visto che è molto diverso rispetto a un ragù congelato, o abbattuto e congelato dopo, insomma, no, abbattuto e poi messo in congelatore. È ben diverso, cioè quando lo ritorni a reintegrare per darlo ai commensali è ben diverso rispetto a un ragù che invece passa il suo tempo a torre di non congelarsi. Certo. Anche perché in abbattito lo metti? Ad una temperatura molto bassa per un periodo breve di tempo, però non ricordo la temperatura, però deve essere brevissimo e molto
molto vasta. Dici un po' allora. Nell'abbattitore ci metti il cibo caldo. Sì. Ah. Il cibo appena uscito. Tipo il ragù. Quando è finito, lo metti. Ah, ok. Qui, in base alle quantità, hai un tempo, una quantità media, sì, almeno un'ora e dieci, okay, almeno 18. In un'ora e dieci il cibo viene battuto con tutte le sue sostanze, okay, fin da quando è cotto, quindi viene battuto, tutte le sostanze rimangono. Non si creano i cristalli di ghiaccio quelli grandi che poi spaccano le cellule, tutte le Se lo metti nel congelatore. Nell'abbattitore no. Perché poi ti rimangono tutte le proprietà e anche i sapori. Esatto. Quando metti nella cottura, tutto. Esatto. Perdiamo tutto, vero? Esattamente. No, però sapevo anche di una cosa che viene fatta per il pesce, che viene abbattuto ad una, però non lo so, perché non sono un'esperta, per cui. Allora, il discorso. Il discorso del pesce, che a te non piace, io adoro il pesce, io adoro la carne e anche il pesce. Ma non lo farò. Sì. Anche il pesce? Sì. Polpo, ad esempio, di salata di fai polpo. Sì. Non sono molto belli da vedere, però che buone, signori. Gamberi, mi piacciono tutti i crostacei. No, cosa lo dice? Per il pesce l'abbattitore, mi dicevi che... Perché il pesce viene già battuto sui balconi. Sì, ma perché c'è un battere? Hanno un battere che è pericoloso. E quindi devono essere abbattuti a... Anche per il pesce crudo, no? Sì, infatti. Esatto. Allora, io... la situation degli spaghetti? Non conosco bene se va bene. Oh, vai di qua che ho la telecamera. Sì, scusa, mi hai ragione. Dimentico della telecamera, vedi? È male, malissimo. Sì, tornando sullo sport, visto che siamo quasi alla fine. Sì. L'Udinese cosa farà, secondo te? Ma tu hai seguito? È un commento molto, molto, molto delicato, anche perché ci saranno tanti tifosi dell'Udinese. Scusa, ma sta squadra non ci dà grandi soddisfazioni negli ultimi anni. Ma negli ultimi anni, poi, allora. Sì, speriamo in qualche cambiamento veramente sostanziale, sostanzioso. Il mercato di gennaio di adesso ci sono questi inserimenti, no? Mi pare Okaka, Speriamo che qualche cosa venga migliorato, a mio avviso ci vuole qualche cambiamento strong, bello, deciso. Ma perché tutto questo secondo te? Ma perché evidentemente sono stati fatti delle... Questa è la mia opinione, signori, non vi arrabbiate se dico delle cose sbagliate, perché so che c'è chi ci tiene molto allo sport, al calcio. Secondo me sono stati fatti degli acquisti un po' poverelli, non so, con i soldi che ci sono poi a disposizione in realtà piccole come l'Udinese, e quindi la qualità dei giocatori è un po' quella che è, si può fare. Quindi non si può pretendere. Scusatemi, magari siete tutti bravissimi, non ne capisco niente, se ci viene qualche giocatore dell'Udinese poi mi manda qualche maledizione. No, ma per dire che non si può forse pretendere che con la squadra, ragazzi, professionisti, eccetera, non possono essere la prima classifica. No, certamente, bisogna anche, però secondo me, non lo so, secondo me si potrebbe fare così da Dio, però diamo il tempo anche alle cose di riprendere il piede. Io sono sempre un'ottimista e speranzosa, sì, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi sicuramente anche il Udinese avrà molto spazio per... E la tua vita sentimentale com'è? Sono fidanzata con il Davide, che saluto, ciao Davide, da un anno e 5 mesi, e quindi sono contenta e felice. Speriamo. Dopo tanti pretendenti. No, guarda, io sono stata sempre sono stata fedele ad uno stesso uomo per più di 20 anni, per cui sì, non parliamo di queste cose, poi tristissime. Adesso sono contenta e felice con un nuovo compagno, la vita cambia. Sono monogama, io sono una persona che va... Non volevo dire che mai hai avuto uno ogni settimana, per dire pretendenti, dico che... Sono finta di non vederli. Io faccio sempre un po' la gnolla, la tonta, no? Sì. Quella che non capisce, invece io vedo e capisco tutto. Quando fanno la corte, no? Sì, no, io faccio finta di non capire. Io sono la donna che ha l'arte dello sgattaiolare al momento giusto. Quindi ho questo dono, sono sempre gentile con tutti
e se le persone sono gentili con me, io lo sono anche con loro. L'importante è il rispetto, poi l'uomo, l'indole dell'uomo, l'uomo è l'uomo, sappiamo, il complimento, la cosa, però deve sempre rimanere aperta. La caccia è aperta sempre. Però bisogna rimanere sempre nei limiti del rispetto per la donna, questo è importante, dare il messaggio giusto secondo me, anche a certi ometti che qualche volta vanno un po' oltre, oltre no? Illecito. Direi, sempre rispetto per le donne. Negli anni di questa tua non troppo lunga al momento carriera giornalistica, no? Sì, sono 5 anni. C'è un pezzo, un articolo, qualcosa che ti è ancora rimasto? Allora, io devo dire che nei miei anni, sia in TV sia in radio, ho avuto la possibilità di sentire tante storie diverse, ed è questa la bellezza del mio lavoro. Ciò che mi è rimasto più nel cuore è una trasmissione che ho fatto in radio per gli sportivi disabili. Ah. Quindi io ho proprio curato personalmente la trasmissione per parlare delle storie particolari, chi ce l'ha fatta e ha ottenuto anche ottimi risultati nello sport, magari con delle malattie importanti, perché magari hanno avuto un incidente, quindi si trovano senza gambe, senza braccia. Insomma, ho avuto la possibilità di commuovermi veramente di fronte a... Quindi diciamo, disabili per incidenti o corsi? O malattie, sì. Io ho avuto un po' di tutto, per esempio, non so, i madrax, ho avuto la possibilità di vincere i rocker, quindi occhi su carrozzina, sono dei ragazzi bravissimi che per varie motivazioni, tanti purtroppo per malattie, sono sulla sedia a rotelle, ma hanno una grinta, una capacità, o anche più Falcons, perché voglio assolutamente citare tutte e due queste società importanti, ho avuto la possibilità di intervistarle. E poi, vabbè, per me ogni storia è un'emozione, questa è la bellezza del nostro lavoro. Poi dopo ci sono anche tante cose noiose, come certe conferenze stanno, da questo fa parte del nostro lavoro, contatti, cose che magari interessano a me, ma a me piace raccontare le storie. Questa è la bellezza, secondo me, del mio lavoro. Poi io. Poi ho avuto anche contatti con i personaggi del mondo della politica, no? Poco, devo dire che io ho fatto poco la politica, è un argomento difficile. Allora, un bravo giornalista dovrebbe saper fare un po' tutto, perché è importante informarsi, Informarsi, però sì, forse anche una specializzazione potrebbe anche essere interessante. Sì, credo che bisogna seguire molto, per fare una trasmissione che si occupi di politica bisogna veramente, come quando si fa lo sport, no? Che bisogna seguire costantemente tutto quello che accade, lo stesso anche alla politica, per cui bisogna essere davvero molto preparati. Se dovesse capitarmi un'occasione, una trasmissione lo farei certamente, però preferisco altri argomenti, appunto come le storie da raccontare, speciali e particolari. Infatti, intanto sta cucinando Franco tutto il tempo. Intanto ti fa spaventare. Non parlo, per aspettare la cottura della pasta, non ci vuole tantissimo. Quindi ecco, personaggi politici non sono da conto. No, anche perché poi è sempre molto difficile, c'è sempre la difficoltà anche a farti parlare, sono sempre le sfumature. Cioè, lascio perdere. No, vabbè, ma insomma, se dovesse capitare di te, in caso lo faccio volentieri. Ma c'è in qualsiasi di noi, delle ragazze, del mondo, c'è qualche sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto, io ho dei sogni molto semplici, a differenza di quanto... Oltre alla curva. Ho dei sogni molto semplici, che sono solo veramente di continuare a poter fare anche a livello locale, questo lavoro, anche perché alla mia età non credo che farò un salto, rimarrò comunque a livello locale, quindi a livello lavorativo poter continuare a fare qualcosina, e a livello personale avere una bella famiglia ed essere sereni. Con il mio compagno, con le persone che voglio bene. Un messaggio per Davide. Sì, il mio Davide sa già tutto. Sa già tutto. Non ho bisogno di messaggi, che sa già. E quindi sì, sono. Ma non è ancora il momento. Chissà. Chi lo sa? Io credo di avere l'età giusta finalmente, no? Sarebbe anche. Abbiamo detto prima, quindi se ce lo ricordo. No, dimenticata. Io ne ho 32. Magari. No, insomma, i miei sogni sono semplici, poi sinceramente credo che ci sia un'età per tutto. Il sogno di fare il salto da giornalista, magari nella TV nazionale, queste cose,
alla mia età non lo faccio più, non lo faccio più perché credo che le priorità cambino un po', è qualcosa che si fa sui 20-30 anni, poi dopo cambiano le cose, almeno per me, dentro di me, cambiano, anche i sogni cambiano. Per questo bene così, dai. Hai fatto qualche domanda no. a Sky? No, io sono sempre rimasta a livello locale. Perché hai fatto la giornata? Perché amo il mondo della comunicazione. Qual è? O perché mi sento portata per la comunicazione, infatti sono una chiacchierona, avete capito? Chiacchiero fin troppo e l'ho fatto solo per questo, perché proprio sapevo che era il mio mondo. Della chiacchiera, no, non è vero, non è il mondo della chiacchiera, adesso. Sì, sapevo che era la cosa giusta per me, insomma. Non sono brava nella conduzione, sono brava anche come giornalista, ma la conduzione mi viene bene. Viene bene, quindi avere un po' più di tempo, perché sai, per fare sì, le interviste, le cose, devi stare nei tempi anche molto stretti. Sì, no? Diciamo che il giornalismo poi è anche molto serio, molto impostato. Invece la conduzione mi dà anche un po' di allegria e mi piace qualche volta anche fare la conduttrice. E quindi non ti sei ispirata a qualcuno piuttosto che... Oh, allora adesso mi direte di tutto perché è odiata dal 50% degli italiani. A me piace Barbara D'Urso, non ci posso fare niente. La odiano tutti. Adesso c'è uno scollegamento. Del... Cucina, però. Secondo me brava, che cosa vi devo dire? Io quando ascolto le sue interviste dico, ma come sei tosta. Invece non è così. Ah, sì, non è. Sì, va bene, non è proprio giornalista, più conduttrice, però in realtà sì, dai. Mi piace molto. Però sì, vabbè. Non ho proprio un idolo. Non ho un idolo. Cerco di prendere un po' da tutti. Imparare da tutto. Questo mi pare che sia. Allora, sa che abbiamo poco tempo. Allora io vado a scolare la pasta. Sì, 3 minuti. Vado a scolare la pasta. Tu girami, io vado a scolare la pasta. Vai, super franco. Speriamo bene. Scolo la pasta. Vediamo un po' cosa. Ho fatto tutto praticamente, io ho fatto ben poco. No, ho fatto poco anch'io, assolutamente. Anche io ho dato il mio contributo. Allora, mettiamolo in poco. Questa doveva andare ancora un po', ragazzi. Però secondo me è buono lo stesso. Sì. Che meraviglia! L'abbiamo fatto noi! Abbiamo fatto noi! Allora. Ci vuole il tuo cosa? C'è un attimino un po' di saltare, con cucchia. Sì, questa è una parte importante, con il sugo sì. L'amalgama bene, con lo spaghettino. Bene. Iniziamo a passare in padella, io faccio sempre. C'è la mia legge ancora qui, c'è la mia forchetta personale. Aspettiamo ancora di qualche 20-30 minuti in vostro caso. Penso di sì, però secondo me è buono lo stesso. Allora, impiattamento? Allora, io non sono brava dell'impiattamento, però è giusto che ci butti su. Invece bisogna fare. Cerca di fare qualcosa di meglio con questi ultimi 3 minuti, così dopo ringraziamo il nostro ascoltatore, la nostra Mayra Trevisan, giornalista sportiva, ma non solo, tante altre cose. Adesso ti metto. Cerchiamo il cucchiaio giusto. Sì, va bene. Allora, mettiamo così. Che spaghettini. Ecco. Vediamo se viene abbastanza bene il trattamento. Qua. Insomma, dai. Devo andare peggio. Non sono peggio. Però dai, il castellino su. Sì, sta eccolo su. Qua. Sta su. Lo vedi? Quindi ci vuole poi la morte sua, che sarebbe il parmigiano. Ecco, non so. Colore, ci mettiamo
Quante? Bello! Maira, hai visto com'è andata? È andata bene la situazione. Poi però... dobbiamo assaggiare. Vabbè, certo. Certo. Stiamo riprendendo e quindi io vi saluto e questo è il ragù. Grazie. Maira ragù. La Maira ragù. Maira ragù, perché lei si mangia gli spaghettini al ragù alla fine di una giornata, giustamente. Adesso vi mangerò lei che è già arrivata, che già si sente qualcosa della nostra consuelo, qualcosa da mangiare a lei si arriva. A tutti voi ci vediamo la settimana prossima in cucina con Franchina. Arrivederci.